Io credo che se non vogliamo fare fughe in avanti, produrre separazioni nel paese, divisioni, contrapposizioni tra il nord ricco, il sud più povero, il centro che sta nel mezzo, dobbiamo ricondurre quanto più possibile ad un quadro generale dove tutte le regioni, insieme al Parlamento, insieme al governo, concordano una forma nuova di federalismo che deve mantenere i caratteri della cooperazione e della solidarietà, in cui chi è più forte dà una mano a chi è più debole, in cui la questione fiscale si risolve cercando di tutelare meglio i ceti produttivi e caricandola di più sulle rendite, in cui a livello nazionale, ad esempio, si fissano obiettivi che devono garantire i diritti di cittadinanza per tutti. In altre parole, non penso che Xi Jinping possa ricevere, diciamo, né il presidente Rossi e neppure il presidente Zaia. Bisogna un po' su questo, come dire, mettere la testa sotto una cannella fredda, guardare agli interessi del paese e meno, diciamo, alle contrapposizioni elettorali e alle strumentalizzazioni elettorali. Il Nord ha espresso una Chiaro. protesta, bisogna questa protesta tenerne conto e la politica deve farsene carico senza fughe in avanti che sarebbero dannose per tutti. Anche la Toscana avrebbe il suo piccolo residuo fiscale, ma il punto è vedere quali sono le politiche che si fanno per il paese. Io mi lamento di una cosa, mi lamento del fatto che dal 2010 i conti della mia regione in termini di capacità di spesa a causa delle politiche di austerità sono scesi da 2 miliardi e 250 milioni, ovviamente al netto di tutti gli altri fondi, a qualcosa come 1 miliardo e 350 milioni. Questo è il vero motivo di sofferenza di tanti servizi nella mia regione e credo anche nel Veneto. Con lo Stato abbiamo bisogno di discutere di questo e di concertare su risorse certe e, come recita la Costituzione, anche su livelli essenziali di servizi da erogare a tutti i cittadini italiani.